Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Ora vado a fare un filone senza impasto, una ricetta di un pane senza impasto. Mi è stata chiesta da un'amica iscritta, ma sul canale ne ho già uno, un video che però è un pochino datato, fatto 2 anni fa, ero alle prime armi sia con il pane che con il video, con l'editing dei video. Bene, andiamo a vederlo insieme. Ciao! Allora, ho preparato i 3 tipi di farine, vedete, le ho messe insieme. In questo caso sto usando la farina del molino cipolla di Terracina. Le miscelo, vedete, ho messo la tipo 2, ma volendo potete mettere anche la 1 o cambiare addirittura come volete. Io sto usando queste. Ho messo un po' di integrale e la 0. Adesso inizio a mettere un po' d'acqua piano piano, in più volte. Metto ancora un po' d'acqua. Io ho preparato 420 grammi di acqua. Però poi vedo se non serve tutta, vediamo come reagisce la farina, visto che c'è la tipo 2 e l'integrale, non tutte le farine assorbono allo stesso modo, quindi vediamo quanta ne tira l'impasto. Bene, adesso copro e lascio una ventina di minuti. Passato il tempo, metto ancora altra acqua, la faccio assorbire, ma senza impastare più di tanto, proprio così grossolanamente. Ora metto i ligoli e per ultimo poi metterò anche il sale. Un cucchiaino può bastare. Bene. Come vedete non l'ho messa tutta, diciamo che ho messo intorno ai 400 grammi di acqua. Faccio un giretto di pieghe. Dopodiché ho preparato un altro contenitore pulito, l'ho oliato, ci ho messo un po' d'olio. E ci verso l'impasto. Ora questo impasto dovrà riposare 7-8 ore. Io ho deciso di metterlo in frigo perché siamo arrivati alla sera, quindi lo terrò in frigo fino alla mattina. Ultimo giro di pieghe. E basta. Poi vedrete che al raddoppio non servirà nemmeno lavorarlo, basterà formare la pagnotta o filone e lasciarlo lievitare ancora. Ok, copro con la pellicola e ci vediamo domani mattina.
Ed ecco il mio impasto, come vedete è cresciuto molto, l'ho tirato fuori un po' prima dal frigo, all'incirca un'ora e mezza fa. Calcolate che siamo a fine maggio e la temperatura è alta. Bene, adesso lo giro sul piano di lavoro delicatamente. Lo faccio scendere. Bene, ora non lo lavoro, non lo tocco proprio, lo piego soltanto così, avvicino i lembi al centro ancora e poi decido se fare una pagnotta o un filone. Farò un filone. Avrei anche potuto fare due filoncini, però adesso è andata. Lo chiudo bene al centro, senza spingere, proprio senza toccarlo molto, perché vedete è molto, molto morbido. Ora lo metto dentro un recipiente con un telo. Se volete mettete la carta forno e lo lascio lievitare ancora, un paio d'ore basteranno. Altrimenti si può fare ancora un passaggio in frigo, questo dipende dai vostri tempi e molto dalla temperatura naturalmente. Ok, copriamo e aspettiamo il raddoppio. Ed ecco qua il mio pane, ben lievitato, come vedete, bello gonfio. Allora, devo confessarvi una cosa. Io per arrivare ad infornare la sera, come sapete, metto sempre, cerco sempre di accendere il forno nella fascia bassa. Ho messo il pane, l'impasto dentro una busta di plastica chiusa e ho messo in frigo, fino alla sera, appunto, alle 7. L'ho tirato fuori un attimo, una mezz'oretta prima, ho acceso il forno perché la temperatura è altissima. Se io avessi lasciato il mio pane, il mio impasto fuori con meno di un'ora già sarebbe super lievitato e troppo velocemente, secondo me è troppo velocemente. Quindi ho fatto questo ancora un altro passaggio in frigo, però dipende molto dalle temperature, come sapete. Forno al massimo. Ho messo il timer a 50 minuti, il pentolino d'acqua, ho abbassato e tolto il pentolino dopo 20 minuti, ho messo a 220, poi ancora 200, ultimi 10 minuti a spiffero. Se vedete che non è colorito potete anche lasciare fino a un'ora per farlo colorire bene fuori. Eccolo qua. Ora aspetto che si raffredda, l'ho messo in piedi, poi su una gratella e fatto raffreddare. Una volta raffreddato, quindi un paio di ore ci vorranno, meglio tagliare freddo. Eccolo qua. Molto bello. Io direi che è riuscito molto bene, come avete visto, l'impasto ce n'è stato poco, non abbiamo usato planetaria, non abbiamo fatto incordare, l'abbiamo lasciato lievitare, a parte qualche piccola piega. Bene, amici, vi ringrazio della visione, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, condividete i miei video e lasciate un like sui video del canale. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!